Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha rinviato la sua decisione sul lancio di missili verso il territorio statunitense di Guam e nel frattempo osserverà per un po' le azioni degli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere l'agenzia ufficiale del paese, KCNA. Il leader è stato informato sui piani per colpire Guam lunedì, durante un'ispezione al comando dell'esercito incaricato delle unità balistiche, comparendo in pubblico per la prima volta dopo 2 settimane. Per impedire un conflitto militare nella penisola coreana è necessario che gli Stati Uniti per primi decidano un'opzione appropriata, ha detto il leader della Corea del Nord. Intanto il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che non ci saranno azioni militari senza il consenso di Seoul e che il suo governo impedirà la guerra in tutti i modi. Stiamo mettendo tutte le risorse degli Stati Uniti e l'energia di questo presidente nello sforzo di risolvere questo confronto con la Corea del Nord pacificamente. Tuttavia, come ha detto il presidente, tutte le opzioni sono sul tavolo, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. La tensione con Washington è salita ulteriormente nei giorni scorsi dopo la minaccia di Pyongyang di colpire Guam. Se non cesseranno le minacce, faranno i conti con fiamme e una furia mai visti prima, aveva detto Trump.